Buonasera caro Giuliano, stappo una cola che non è Cherry Cola, che è la bevanda più amata dal nostro Warren Buffett. 87 anni e non sentirli. 87 anni e non sentirli e finalmente pochi giorni fa l'evento che tutti gli investitori non solo della sua società aspettano per tutto l'anno, ma anche tutti gli investitori mondiali, no? Sì, perché Warren Buffett, lo ricordiamo, essere il terzo uomo più ricco del mondo, tra l'altro, partito con le mance da 12-13 anni e da 12-13 anni, adesso ne ha 87, ha una potenza di fuoco, diciamo, lui ha un patrimonio stimato intorno ai 60-70 miliardi di dollari. Vive nel Nebraska, paese che, se qualcuno ha visto il film Nebraska, che era in bianco e nero, comunque insomma è abbastanza difficile, non è New York bella e luminosa, a Omaha, che è la capitale del Nebraska, ha uno stipendio di 100.000 dollari all'anno e gestisce questo conglomerato, questo grande impero che svaria dalla Coca-Cola, la Gillette, a Apple, alle banche, insieme al suo amico Charlie Munger, che ha anche lui tipo 88 anni, che anche lui si dà, diciamo, uno stipendio di 100.000 dollari l'anno. Per cui, insomma, è la grande storia americana. Quest'uomo straordinario ogni anno scrive di suo pugno una letterina che invia agli investitori della Berkshire Hathaway, della società, e dà alcune indicazioni che poi di fatto fungono per tutti per un faro nella come faro nella nebbia. Sì, di solito, sì, sì. Insomma, quello che dice Warren Buffett. Allora, che cosa ha scritto quest'anno? Ha parlato di un rischio dei bond. Io ti volevo appunto chiedere come capire meglio. No, sì, ovviamente parliamo dei bond americani, in particolare. Perché scusami, si parla dei titoli. Sì, no, nel senso che allora c'è questa regola, che poi chissà se è vero o no, perché poi le regole quando escono troppo sui giornali, sui siti, vuol dire che per la finanza non sono più regole, perché le sanno tutti e quindi chi se ne frega. Giusto. È una roba da dare in pasto al popolo bue, cioè a me praticamente. E di fatto la regola è che se il T-bond a 10 anni, che sarebbe il nostro BTP, buono di Stato a 10 anni, rende il 3%, vuol dire che non conviene più comprare azioni in borsa, ma conviene prendere appunto questi titoli di Stato. Okay. E quindi occhio che magari, cioè se, e poi tra l'altro se aumentano gli interessi, vuol dire che il prezzo cala, tra l'altro, perché il titolo di Stato in qualsiasi posto al mondo è una specie di è una bilancia dove se il prezzo va su del titolo, non so, da 100 va a 110, il rendimento praticamente cala. Sì. Se invece il prezzo va giù, il rendimento cresce. Quindi in questo equilibrio c'è chiaramente il mercato. Quando da noi in Italia lo spread andò a 520, sì, il valore, cioè allora l'interesse che pagava il titolo di Stato, non so, decennale, poteva essere, non so, 6%, ma il prezzo era tipo 80. Mm-hmm. 100 è il valore quando vengono offerti, 100. Era sceso da 180, quindi in teoria era un meno 20%. E qua appunto c'è il discorso che se i tassi di interesse in America, negli Stati Uniti, aumentano, chiaramente i vecchi titoli in circolazione valgono meno e quindi vengono venduti e il prezzo scende. E quindi se tu ce l'avevi nel portafoglio, la prendi in quel posto. Buffett quest'anno nella sua lettera agli investitori ha citato anche Kipling, questo poema If. Allora, se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono, se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano, se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa. Non è nuovo questo tipo di principio, no, nell'investimento finanziario, esatto, Buffett? Perché Buffett, un po' perché ha 87 anni, quindi ha avuto tempo, no, per aspettare, è una persona che è diventato famoso perché le azioni le acquista quando magari tutti quanti se ne dimenticano di certo titolo.
oppure e quindi lui cerca un prezzo, come dire, giusto, ovviamente in base a delle analisi anche matematiche, cioè non è solo fiuto, ci mancherebbe altro, non è che sia, come dire, un improvvisato. Lui fa dei conti in base al quale reputa se il prezzo della determinata azione ha un valore giusto o è sottovalutata. Buffett dice: non serve una laurea in economia o essere dei geni oppure sapere qual è il gergo di Wall Street, ma bisogna appunto capire i timori e gli entusiasmi della folla, sì, e quindi poi concentrarsi su questi fondamentali. Esatto, perché lui, per esempio, parliamo di due casi, allora Coca-Cola, lui la Coca-Cola e la Gillette le prese perché disse tutti quanti si devono fare la barba la mattina prima o dopo e quindi la Gillette non fallirà mai. La Coca-Cola tutti quanti la bevono e quindi non fallirà mai. Poi per quanto riguarda Apple, lui era partito che diciamo non era nel 2000 quando esplose, diciamo, il fenomeno della new economy, quindi l'economia legata al digitale, lui non credeva tanto a questa economia, infatti non aveva neanche un titolo di Amazon, Apple, così, e questa cosa lo salvò dal crollo della new economy e lui infatti poi sì, sì, poi lui è un grande personaggio perché fa di tutto, gioca. Poi adesso è entrato anche su Twitter, sarà un anno, War is in the House, il primo tweet. E lui adesso però ha comprato quasi il 10% della Apple, appunto perché, come dicevamo prima, lui guarda in giro, vede la gente che usa Apple, tutti sono a guardare il telefonino, dice allora non puoi non avere la Apple. Sì. Poi lui ha anche investito nelle banche, aveva un Wells Fargo, Apple, che era la banca del West americana, e adesso c'è Bank of America, per cui insomma è uno che si dà da fare. Poi anche a compagnie ferroviarie e anche in Italia . L'unico investimento in Italia, ha preso quasi il 10% della Cattolica Assicurazione, sì, perché lui è anche un grande esperto di assicurazioni, soprattutto riassicurazioni, tipo la Swiss Re, cioè coloro che assicurano le assicurazioni, che sembra un paradosso, però in realtà, cioè, l'assicurazione, quando magari va tutto male, deve avere un'assicurazione, se no fallisce. E lui investe molto nelle riassicurazioni e adesso anche assicurazione. Se c'è una cosa che Warren Buffett sconsiglia è di investire sugli hedge fund. Meglio, dice, il fondo indicizzato, un po' per le commissioni. Sì, sì, no, ma anche perché poi l'hedge fund, allora Buffett è un investitore di lungo, medio-lungo periodo, okay, cioè lui un'azione quando la prende punta a che il titolo ovviamente cresca nel tempo, ma soprattutto i dividendi, mentre l'hedge fund ha più interesse a un guadagno immediato, anche a volte di un giorno, un'ora, una settimana, quando invece, perché fanno, come dire, entrano ed escono dal mercato in pochissimo tempo e poi soprattutto lo fanno magari con gli algoritmi, no? Cioè queste operazioni che decide tutto un robot, mentre Buffett piace proprio, come dire, gustarselo un titolo, una società, cioè se ne innamora, come dire, no? Caro Giuliano, al telefono con noi c'è Tobia De Stefano, giornalista, esperto anche di immobiliare. Buonasera. Ciao, Tobia. Buonasera. Questa sera Tobia ci spiega del boom degli affitti brevi. Anche grazie, sì, un po' alla sharing economy, ai vari siti, o no? Sì, soprattutto, diciamo, per esempio i dati del portale Airbnb evidenzia il primo... Airbnb? Non ho capito? Airbnb, sì. Sì, sì, sì. Evidenzia un primo dato che la dice un po' lunga, no? Cioè gli annunci tra il 2016 e il 2017 sono cresciuti del 50%, quindi questo vuol dire che c'è un grande interesse e che soprattutto l'Italia, anche rispetto agli altri paesi, ha alcune peculiarità, tipo la grande mole di case che sono praticamente inutilizzate, che quindi hanno dei margini per poter essere messe a profitto. E altro elemento che porta distingue l'Italia è il discorso del turismo, che ha avuto un boom soprattutto nell'ultimo anno, e quindi questo favorisce molto, no? L'interesse verso gli affitti brevi. Poi il punto resta sempre lo stesso: convengono, non convengono, quanto ci si guadagna. E poi scusami, quanto brevi sono? Sono molto brevi questi, infatti. Sono anche di un giorno, però poi se si vuole davvero capire se diciamo, l'investimento
così per tanto del genere è profittevole, bisogna andare sempre in un arco almeno di un anno per capire in un anno che tipo di rendimento si riesce ad avere. Per esempio c'è stato una recente inchiesta del Sole 24 Ore che ha provato proprio a capire in un anno, mettendo a profitto un immobile da 60 metri quadri in una zona semicentrale di Milano, che tipi di guadagni si possono avere. E si parte da un punto fondamentale: tutto dipende dal tasso di occupazione, cioè per quanti, essendo appunto questi affitti molto brevi e molto spesso fanno riferimento a un fine settimana, bisogna comunque riuscire a procacciarsi più clienti possibili per poi avere un maggior guadagno e maggior margine di profitto. Quindi la media, ma stiamo parlando di una media molto alta, perché è difficile riuscire a tenere, è quella di riuscire a metterla ad affittarli per 180 giorni l'anno, in sostanza un giorno su due, ed è una media molto alta, sì, rispetto a quello che in realtà. Ma il problema è che ci sono poi delle tasse da pagare, a parte l'IMU, certamente. Cioè, il problema è che per guadagnare con l'affitto breve, cioè, devi pagare delle tasse tipo Airbnb o allo Stato, non lo so. Assolutamente sì, perché il Sole appunto dice che i guadagni in questo caso con il tasso di occupabilità che abbiamo detto 180 giorni sarebbe pari a 22.000 euro, ma stiamo parlando appunto del lordo, perché poi bisogna innanzitutto il proprietario dovrà pagare ovviamente il suo, che il Sole calcola in circa 1.300 euro. Poi c'è la cedolare secca del 21%, che ovviamente è il proprietario che dovrà pagare, e secondo i calcoli del Sole siamo intorno ai 4.500 euro. Poi, altro elemento fondamentale per l'affitto breve, come dicevamo, le commissioni che si pagano per gli annunci su internet, perché ovviamente dovendo procacciarsi più clienti sarà necessario un continuo flusso di clienti, quindi si pagano 2.000 euro per queste commissioni. Altre spese abbastanza ovvie sono quelle per la pulizia, per la biancheria, le spese di utenza. E quindi da questi 22.000 euro lordi poi alla fine... Allora, diciamo che si riesce ad arrivare ad un guadagno che a seconda, perché poi più tempo ci sta dietro, più si riescono a limitare determinate spese ovviamente, che oscillano tra i 6.000 e i 10.000 euro, un guadagno netto tra i 6.000 e i 10.000 euro netti all'anno. 10.000? Facciamo 8.000, perché 8.000 netti. Facciamo 8.000 netti in un anno di media, ovviamente non ci si vive in una città come Milano, ma può essere una fonte di integrazione rispetto un'altra attività. Poi su questi 8.000 devi pagare l'IMU seconda casa, ancora? Giusto? No, è già pagata. È già considerata l'IMU. E la signora delle pulizie c'è dentro? Sì, sono tutte le tipologie di spese. L'altra differenza è data dal fatto che ovviamente se ci stai più dietro puoi evitare determinate spese, perché per esempio nell'inchiesta del Sole è anche calcolata la spesa per check-out, cioè quando si va ad accogliere il cliente, quando poi si va a liberare la casa. Se si destina una persona a fare questo, ovviamente bisogna pagarlo e quindi il profitto cala. Se invece lo si può fare personalmente, perché si ha tempo a disposizione per farlo, ovviamente ci si guadagna di più. Certamente. Poi c'è anche l'imposta di soggiorno a proposito di tasse, che era un elemento molto... possiamo dire che circa almeno un terzo del guadagno se ne va in tasse. Tra IMU, cedolare secca, imposta di soggiorno, siamo intorno ai 7.000 euro, se avevamo calcolato che era intorno ai 22.000, quindi il guadagno lordo, circa un terzo se ne va in tasse, che è il solito problema che abbiamo. Vabbè. Grazie mille Tobia. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie, lo trovate online sul suo blog Lavoro nel Pallone. Quindi se hai un 60 metri quadri a Milano in zona semicentrale ci puoi guadagnare 8.000 euro netti col sito. Cioè, figurate se io ce l'ho fuori, esatto, Milano e senza e anche non centrale. A meno che non sia una città universitaria probabilmente, o una città... Sì, però alla fine il nero vince sempre su tutto. Purtroppo sì, però insomma questa sharing economy dà la possibilità di integrare, Ma io sta sharing economy, sai che c'ho un po' di...
Perché vedo sia per esempio in questo caso di piattaforme che ti mettono a disposizione appunto gli appartamenti, sì, o quelli che ti portano a mangiare a casa, sì, no, nelle città.